Carissimi amici e amiche, bentornati o benvenuti o ben ritrovati insieme per una nuova condivisione fraterna, una speriamo fruttuosa, santa, proficua conversazione sulla Divina Volontà in questo ciclo, ecco, di catechesi intitolato Fondersi nella Divina Volontà. E siamo giunti alla puntata numero 15, se non vado errato, e proseguiamo ancora. Siamo ancora fermi al dodicesimo volume, che abbiamo visto contenere molti passi ricchi di spunti inerenti alla nostra peculiare tematica. Tra l'altro, il fondersi nella Divina Volontà è uno degli atti più importanti e principali che si compiono in questo mondo divino e che non impariamo mai abbastanza. Ecco, io come sempre preferirei passare quanto prima, non allungare troppo le introduzioni, se non semplicemente, ecco, un saluto alla grande Santa Teresa d'Avila, che certamente, come tutti i santi, almeno così dice Gesù dal cielo, sono sempre assai contenti quando si parla della Divina Volontà, la si condivide, la si fa conoscere, perché anche a loro, a quanto Gesù dice negli scritti, ecco, ridonda un pochino di ulteriore gioia e gloria per i riverberi che gli atti compiuti da noi sulla terra e in essa hanno anche nel cielo. E Santa Teresa è stata una grandissima maestra di vita interiore, e a lei bisogna certamente guardare per imparare quella grandissima intimità con Gesù e quella grandissima, peraltro, unione con la sua santissima umanità, che è la porta fondamentale, ecco, da percorrere anche per vivere nel divin volere, evidentemente. Dunque, siamo nel dodicesimo volume, cominciamo con la lettura di un brano dell'8 marzo 1921. Chiedo scusa, io purtroppo oggi ho avuto un attacco abbastanza violento di allergia, per cui sia per la diretta che per la differita mi dispiace se saremo disturbati, ecco, da inevitabili esigenze connesse a questo piccolo problema e questa piccola, diciamo, crocettina quasi insignificante, insomma, che il Signore mi ha donato. Però chiedo perdono per il fastidio che anche a me, ma sicuramente anche a voi, questo disagio comporterà. 8 marzo 1921. Mentre pregavo, stavo fondendomi tutta nella Divina Volontà, ed il mio dolce Gesù è uscito da dentro il mio interno e, gettandomi il suo braccio al collo, mi ha detto: figlia mia, la mia mamma, col suo amore, con le sue preghiere e col suo annientamento, mi chiamò dal cielo in terra ad incarnarmi nel suo seno. Tu, col tuo amore e con lo sperderti sempre nel mio volere, chiamerai la mia volontà a far vita in te sulla terra. E poi mi darai vita nelle altre creature. Ora sappi però che la mia mamma, con l'avermi chiamato dal cielo in terra nel suo seno, essendo atto unico quello che fece e che non più si ripeterà, io la arricchii di tutte le grazie, la dotai di tanto amore da farla sorpassare in amore tutte le creature unite insieme. La feci primeggiare nei privilegi, nella gloria, in tutto. Potrei dire che tutto l'Eterno si ridusse a un solo punto e si versò su di lei a torrenti, a mari immensi, tanto che tutti restano al di sotto di lei. Tu, col chiamare la mia volontà in te, è anche atto unico. Quindi, per decoro della mia volontà che deve abitare in te, devo versare tanta grazia, tanto amore, da farti superare tutte le altre creature. E come la mia volontà tiene supremazia su tutto, è eterna, immensa, infinita, dove deve aver principio e compimento la vita della mia volontà, devo comunicarle alla creatura, dotarla, arricchirla delle stesse qualità della mia volontà, dandole la supremazia su tutto.
Il mio eterno volere prenderà il passato, il presente, il futuro, lo ridurrà in un solo punto e lo verserà in te. La mia volontà è eterna e vuol prendere vita dove trova l'eterno, è immensa e vuol vita nell'immensità, è infinita e vuol trovare infinità. Come posso trovare questo se prima non lo verso in te? Io nel sentire ciò sono rimasta spaventata e atterrita. E se l'ho scritta è perché l'ubbidienza si è imposta. E ho detto, ma Gesù, che dici? Vuoi proprio confondermi ed umiliarmi fino alla polvere? Mi sento che neppure posso tollerare ciò che tu dici. Mi sento un terrore che tutta mi spaventa. E lui ha soggiunto, ciò che ti dico servirà a me stesso. È necessaria la santità e dignità della mia volontà. Non mi abbasso ad abitare dove non trovo le cose che mi appartengono. Tu non sarai altro che depositario di un tanto bene, cui devi essere geloso di custodire, perciò fatti coraggio e non temere. Ecco, a mio avviso è bene cominciare a meditare questo bellissimo scritto a partire dalla risposta di Luisa, ecco, che è, a mio avviso, più che comprensibile, ci fa anche capire più di qualcosa di interessante anche per noi. Luisa dice: ma Gesù, che dici? Vuoi proprio confondermi fino a umiliarmi nella polvere? Cioè, Gesù ti sta dicendo una serie di cose, concentro in te per farti vivere nella mia volontà il passato, il presente, il futuro. Ah, io devo prendere vita soltanto dove trovo l'eternità, l'immensità, l'infinità. E stavola questa santa donna, insomma, rimane e dice, ma che succede? Questo ci fa comprendere, attenzione, che nonostante l'esperienza del tutto singolare, anche qui Gesù ce l'ha evidenzia, di Luisa, perché Luisa è stata la prima creatura, ecco, proprio una di noi, ecco, quindi con la macchiata del peccato originale, purtroppo, a entrare in questo regno, quindi ha fatto l'apripista. Sappiamo che il regno della Divina Volontà aveva avuto delle parentesi, insomma, è anche quasi offensivo dirle parentesi, fondamentali con la vita terrena di Gesù e di Maria dopo l'interruzione. Dopo il peccato originale di Adamo, ma qui doveva essere rinaugurato, ripristinato. Gesù spiega negli scritti: ogni tanto è bene fare un po' qualche voletto di gabbiano, perché a mio avviso, per conoscere e comprendere bene questo mondo, è importante tenere presenti i grandi parametri, le grandi coordinate, no? Ecco, quindi. Ecco, è assolutamente fondamentale. Dopo il peccato originale, Gesù ha compiuto l'opera della redenzione, questo lo dice tante volte, negli scritti di Luisa, non solo per rendere gli uomini, partecipi dei beni della redenzione, che sono immensi, ma che sono limitati, e lo vediamo tutti quanti, insomma, no? Nella vita cristiana ordinaria, lo vediamo anche nella vita dei santi, insomma, che hanno fatto grandissime fatiche per diventare tali. Ma non poteva ripristinare subito il regno della Divina Volontà, quindi ci voleva un tempo in cui cominciasse a essere prima diffuso, come dire, bene il regno della redenzione, compreso bene, e poi andare oltre. E questo andare oltre. C'è stato un punto alfa, che ha segnato l'inizio di questo tempo in cui finalmente si va oltre, cioè si può comunicare che poi in realtà il regno della Divina Volontà è in continuità con l'opera della redenzione, perché ne rappresenta la pienezza. Quindi non ti rimetto soltanto in piedi e però vai in giro mezzo storto, ma fatta la fisioterapia e tutte le cose, io ti ridò la possibilità di essere un campione, ecco, diciamo, se vogliamo utilizzare un'immagine sportiva. È chiaro che tutto questo senza la redenzione non sarebbe stato possibile, ecco, però
l'immagine, no? Questa è anche l'immagine che usano tanti documenti anche ecclesiali, no? Noi siamo comunque feriti dal peccato originale, siamo sempre bisognosi di grazie, cioè la comunione tutti i giorni, sarà i sacramenti più spesso possibile, la preghiera continua, perché appena ci sbrachiamo un pochino, questo lo vediamo, boom, subito ricadiamo prima nella mediocrità, poi un po' più che la mediocrità, e possiamo anche fare qualche capitombolo. Ecco, purtroppo, scusate. E dopo magari aver fatto un bel po' di tempo di vita buona, anche Dio non voglia ricadere nel fango, nell'etame. Questo è purtroppo mera constatazione di fatto. Nel mondo della divina volontà questo non accadrà più. Perché chi entra qui dentro, quindi chi va in questo, non è che perde la libertà, certamente, e la possibilità di andare a combinare guai, ma diventa quasi impossibile, diventa. Quasi, quasi praticamente impossibile, dico quasi perché rimaniamo comunque purtroppo esseri umani, e il diavolo non smette di fare il suo lavoro e quindi bisogna essere sempre attenti, vigilanti, per carità. Però c'è comunque questo scarto. Allora, il discorso, come sempre, ed è il motivo per cui il brano è presente in questa lista, si origina da questo atto di fusione. Stavo fondendomi tutta nella divina volontà e Gesù arriva e gli dà questi bellissimi insegnamenti, insegnamenti che valgono per lei e valgono sempre per noi. Io mi sono interiormente commosso appena ho sentito di nuovo queste parole, no? La mia mamma col suo amore, con le sue preghiere e col suo annientamento mi chiamò dal cielo. Ecco il segreto di Maria. Preghiere, amore e annientamento. Vuoi vivere una vita di profonda comunione con Gesù, che è da un lato la piattaforma, ma dall'altro anche il compimento della vita nella divina volontà? Perché una vita nella divina volontà è una vita in cui Gesù diventa una presenza non più occasionale. Correggevo un brano stasera del 30° volume, dopo la Santa Messa, dove Gesù diceva: c'è qualcuno che fa la mia volontà una volta tanto, cioè gli capita una sofferenza, una cosa, dice: ah, sia fatta la tua volontà. E io gli rispondo, dico: scusa un attimo, ma tutto il resto della tua vita, dalla mattina alla sera, che ci sia la mia volontà, non te lo ricordi, no? Perché c'è in tutto quello che noi facciamo la volontà divina. Poi bisogna vedere come noi ci stiamo dentro, come la riconosciamo, invece come ne Come dire, ne rimaniamo inconsapevolmente o peggio, colpevolmente estranei. Ma la volontà divina ci circonda, è dovunque. Vuoi vivere questa vita? Amore, preghiere e annientamento. Annientamento, attenzione, da vivere davanti a Lui, cioè l'annientamento che si vive davanti a Gesù, non ha niente a che fare con. Altre volte l'ho detto, il gettarsi fango addosso, il deprimersi, l'andare a. Ma è quella percezione intima, profonda, vera, assolutamente persuasiva, d'accordo? E vissuta esclusivamente dentro la relazione con Gesù, cioè chi si annienta non va a dire davanti a tutti: ah, io sono nulla, più il peccato, quindi faccio schifo. È una cosa che si fa davanti a Gesù. E Gesù vede questa cosa. E sappiamo benissimo che quanto più noi ci annientiamo, ci abbassiamo e quindi andiamo nella verità del nostro essere, che non è una cosa brutta, la Madonna lo faceva in continuazione. Perché? Da un punto di vista ontologico, mi si perdoni la parola, c'è così, cioè io se Dio non mi avesse creato non starei qui. Se Dio non mi conservasse nell'essere non starei qui. Se Dio non mi avesse dato l'intelligenza, non l'avesse custodita anche attraverso il funzionamento del cervello, spera. Cioè se mi fosse venuto quando ero piccolino, perdonatemi, la meningite, non starei qui. Eccetera, eccetera, eccetera. Quando noi vediamo qualcosa di bene nel prossimo, questo
vale per tutti. Noi siamo sempre portati a guardare lui, ma guarda sempre la fonte, perché noi non ci abbiamo niente da noi stessi. Questo non è, come dire, dice, oh mamma quanto è umile. Santa Teresa d'Avila, grande Santa Teresa, diceva che l'umiltà è verità. Perché è vero, è così. Io non mi sono fatto da solo, io non mi mantengo nell'essere da solo, io non mi sono dato un'intelligenza da solo, non mi sono dati talenti di natura e di grazia, tutti ce li abbiamo, quindi ce l'ho io, ce l'hai tu, non me li sono dati da solo. Non possiamo rendere bianco o nero il nostro capello, dice Gesù, anche se li tingiamo. Se sono bianchi, sempre, sempre bianchi rimangono, perché chi si tinge i capelli se li deve tingere molto spesso, perché dopo un po' che la tinta si stinge, oppure che li crescono sempre bianchi, diventano i capelli, no? Quindi non li possiamo trasformare, li possiamo soltanto modificare. Quindi, il segreto della Madonna, questa è la norma anche per tutti quanti noi: amore, preghiera e annientamento. Se imparassimo a vivere così, camperemo alla grande. E a Luisa, tu col tuo amore e con lo sperderti sempre nel mio volere, chiamerai la mia volontà a far vita in te sulla terra e in tutti coloro che ne saliranno. Di nuovo, qual è la cosa fondamentale? L'amore, l'amore, l'amore e l'amore. L'amore a Gesù. E con lo sperderti continuamente nel divin volere. A me questa espressione piace tantissimo, no? Perché sperdersi è una amplificazione, è un caricamento già del perdersi, no? Altre volte ho detto, quando uno è innamorato proprio di brutto, anche umanamente parlando, si dice che è innamorato perso, o che ha perso la testa, o che sta perso, si diceva tra noi quando eravamo giovanotti. Quello si dice anche a. Non so se si può dire, perché ogni tanto io uso delle espressioni un po' del passato, che qualcuno dice, magari questo non si può tanto dire. Io, guardate, non direi mai una parolaccia o una sconvenienza volontariamente, quindi se dovesse succedere è perché non mi rendo conto, devo confessare queste mie miserie di quello che dico, no? Alle persone diciamo, quello sta perso, ha sbroccato, si diceva così quando stava proprio completamente innamorato di qualcuna o di qualcuno. Sperdersi in questo modo, cioè se uno voleva far perdere la testa alla Madonna, bastava che gli nominasse Divina Volontà. Cioè, capito? Cioè, se tu gli nominavi la Madonna Divina Volontà, quello non capiva più niente, d'accordo? Cioè, la Divina Volontà, fermi tutti, d'accordo? Ecco. Quindi mano a mano che noi andiamo percependo, conoscendo, accorgendoci anche della divina volontà, che cresce la considerazione che ne abbiamo nel cuore, eccetera, eccetera, aumenta certamente il nostro perderci e sperderci in essa. Vedete, quando si parla di divina volontà, Gesù usa due espressioni per far comprendere che qui non si tratta semplicemente di farla, ovviamente bisogna farla, si tratta di avere la vita della divina volontà in sé e il regno della divina volontà in sé, advenat regnum tuum, diciamo, una fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Queste due immagini, quindi la divina volontà deve avere vita in noi, deve avere una vita in noi. Ed essendo una vita comunque in noi che siamo esseri umani limitati, è chiaro che questa vita, come tutte quante le vite che noi conosciamo, cresce. La vita della grazia in noi cresce, è soggetta a fluttuazioni. Mi proprio Santa Teresa. Come fai a diventare un grande santo? Devi fare il pieno di grazia. Tu dici, è necessario andare a messa tutti i giorni per andare in paradiso? Questo Santa Teresa lo diceva sempre. No, per andare in paradiso è necessario osservare 10 comandamenti. Per andare in paradiso, cioè per fuggire dall'inferno, quindi per la salvezza della propria anima. Ma se vuoi diventare un grande santo, basta andare a messa soltanto la domenica? Dipende. Se le circostanze della vita ti impediscono assolutamente, tassativamente, di andarci di più, il Signore te lo fa bastare, d'accordo? Ma
se tu potessi andare di più e non ci vai, e quindi ti privi di questo apporto di grazia che te la fa crescere volontariamente senza una giusta causa, è molto più difficile che diventi santo. Quindi, e come si fa a diventare santi? Si cresce di grazia su grazia, grazia su grazia, grazia. Ogni rosario in più che fai, siamo nel mese d'ottobre, so grazie di più, meno ne fai e meno grazie ricevi. Cioè la vita della grazia in noi non è un qualche cosa di dato una volta per tutte. È la stessa identica cosa di ciò che attiene alla salute del nostro corpo e alla forma anche fisica del nostro corpo. Non è una cosa già data per sempre. Perché tu stai bene, dipende da quanto mangi, dipende dal tuo stato di salute, dipende dal movimento che fai, dalla vita sana che fai, dalle abitudini di vita sane che hai. E quindi è chiaro che gradualmente può andare, puoi sentirti, puoi avere un tenore di vita sempre tonico, sempre migliore, oppure degradarti, insomma, e cominciare anche a causare danni alla salute. Non possiamo e non dobbiamo meravigliarci di queste cose. La divina volontà è la stessa cosa, non è un qualche realtà che è dato una volta per sempre. Non mi ricordo se l'altra volta, credo di sì, no? Cioè, se uno fa 100 atti di fusione al giorno, o 100 atti di volontà al giorno, recentemente ho commentato uno scritto di questo, non mi ricordo se era in questo ciclo di catechesi o nelle meditazioni di una volontà, ma proprio Gesù diceva così, cioè è la stessa cosa fare 100 atti di divina volontà o di fusione oppure farne uno? No, non lo è. Questo non ci deve prendere l'ansia disordinata di però devo sapere che non lo è. È la stessa cosa, che ne so, uno fa un'elemosina, è la stessa cosa dare un euro o 100 euro? No, non lo è. Dice, ma comunque un euro glielo date è meglio che niente. Certo che è meglio che niente, ma 100 euro non è la stessa cosa che un euro, punto. È ovvio. È la stessa cosa fare un'opera di carità o non farla? No, non è la stessa cosa. È la stessa cosa trascorrere il sabato sera, per chi è folle come Don Leonardo, a stare 3 ore in chiesa a pregare oppure andare a mangiare la pizza e andare al cinema? No, non è la stessa cosa. Non c'è niente di male andare a mangiare la pizza e andare al cinema, per carità. Piace tanto anche a me, le rarissime volte in cui è possibile farlo. Però è chiaro che non è la stessa cosa. Questo dobbiamo comprenderlo. Quindi la divina volontà è una vita che inizia in noi, quindi come una vita, con un concepimento, con una nascita, con una crescita. Sempre nello scritto che ho letto questa sera, Gesù spiegava benissimo, no? E pensiamo tutte le trasformazioni che c'è nella nostra vita umana. 9 mesi nel grembo della mamma, poi usciamo attaccati al seno della mamma, custoditi, protetti, tutto quanto va. Poi cominciamo a mangiare e poi cominciamo a camminare. Ecco, nel giro di un paio d'anni dal concepimento, cioè abbiamo già avuto 3 trasformazioni, d'accordo? Dal grembo, neonati, e che cominciamo a camminare con le gambe nostre e a mangiare. Pensiamo a tutto il resto della vita. Così è nella vita, nella divina volontà. È un, come dire, è una corsa che comincia, è un cammino che inizia, e è un regno. Cioè la stessa cosa è l'idea del regno, no? Cioè il regno non è qualche cosa di dato una volta per tutte. Se si legge la vita, se si leggono i documenti della Chiesa, si dice per esempio nel Lumen Gentium che il regno di Dio inizia nella Chiesa Cattolica. Cioè se uno dice c'è un posto dove posso entrare in contatto con il regno di Dio, il posto c'è, è la Chiesa Cattolica, che è l'inizio del regno, di un regno che sta in via di instaurazione e in via di sviluppo, che è un regno che tu puoi vedere ben consolidato nella vita di un santo, poco consolidato nella vita di un peccatore. Questo è evidente. Quindi
È fondamentale per noi che comprendiamo che ci stanno delle dinamiche che anche questo mondo, che è un mondo tutto quanto divino, però è un mondo tutto quanto divino che cala dentro la nostra realtà umana e che è quindi soggetto evidentemente a tutte quante le leggi di crescita ordinarie. L'altra cosa. Scusate che qui peggio del previsto, pazienza e fiat anche in questo. L'altra cosa fondamentale è che noi, questo anche penso che dobbiamo mettercelo tanto bene in testa, gli effetti spirituali noi ordinariamente non li percepiamo. Quando Gesù gli dice, adesso commenteremo, ah, io in te devo creare l'eterno, l'immenso e l'infinito, se no non ci vengo, non posso mettere la mia volontà dove non c'è qualcosa che mi assomiglia. Lui reagisce dicendo: ma che dici? Perché reagisce così? Perché dice: ma io tutto questo eterno, questo infinito, questo immenso, mica, cioè, dove sta? Io mi sento una poretta, una pora donna, dov'è sta roba qui? Normale. Cioè, muovendoci, operando in questo mondo, noi percepiamo della sua presenza soltanto degli effetti indiretti, non diretti. Mi spiego. Se tu cominci, se la vita della divina volontà comincia a venire in te, è chiaro che tu, l'ho detto tante volte, sperimenterai dei benefici interiori abbastanza evidenti. Se sei agitato, ti sei dato una bella calmata, d'accordo? Stai meno agitato, stai meno nervoso, non stai ordinariamente depresso, stai fondamentalmente nella gioia, ti interfacci in una maniera più propositiva con le circostanze della vita perché sai, e mano a mano lo acquisisci sempre di più, che lì passa la volontà di Dio che devi accogliere, a cui ti devi uniformare, a cui ti devi abbandonare, quindi queste cose ci sono, ma cose grosse quanto una casa, cioè che per esempio quando io faccio un atto nella divina volontà, su dice, entro nell'eternità e attraverso quell'atto io porto dei benefici alle generazioni passate, a quelle future, a quelle presenti, addirittura in paradiso. Io non mi sono mai accorto di niente. Se qualcuno si è accorto di qualcosa, ecco, dato che qui ci stanno tre dirette in corso, scriva un commento, d'accordo, io mi sono accorto, allora. Oppure insomma mi mandi una mail poi insomma se così come chi di noi si rende conto di quello che accade nella nostra anima quando facciamo una confessione che il sacerdote ci dà la grazia sacramentale e dice io ti assolvo o quando la nostra casa viene benedetta niente o la macchina benedetta niente o la tua persona benedetta ti sembra che non è successo niente. Possiamo andare avanti a tempo indeterminato, la cosa più grande che esiste in questo mondo, la messa. Se non c'è stato qualche squarcio di cielo, qualche grazia straordinaria che fa il Signore, come ha fatto con alcuni santi o in alcuni miracoli eucaristici, non ti sembra che è successo niente. Quindi, allora questo è importantissimo, tenerlo presente, perché altrimenti non si dà sufficiente importanza perché altra legge del regno della divina volontà è che il regno della divina volontà ha quell'impercepibilità delle realtà spirituali è la condizione della nostra vita terrena ed è quella che San Paolo chiamerebbe la legge della fede perché se tu avessi la percezione perderesti ogni merito perché il merito della fede è che tu fai delle cose perché ci credi senza averne dei riscontri che dici ammazza, è proprio così. Hai dei segni che dovrebbe essere così, ma non c'hai le prove che è proprio così. Se no la fede è finita. Ma Dio ha stabilito che noi siamo salvati attraverso la fede e quindi ci mette in condizioni necessariamente di esercitarla. E nella divina volontà, non so che la fede si esercita in sommo grado.
Ecco. Allora, detto questo, vediamo quello che Gesù spiega. Andiamo così verso la fine di questo scritto. Non so se anche di questa puntata facciamo il tempo a leggere qualche altra cosa. Comunque, allora, Gesù dice, sempre parlando della Madonna, guarda che la Madonna, essendo riuscita, questo è, se la Madonna ci spiegasse i suoi segreti, la Madonna è riuscita a far scendere Gesù dal cielo dentro il grembo suo. È quasi quasi andata a chiappà, cioè, capito? È riuscita a portarla dentro il suo seno, l'ha strappato dal cielo a forza d'amore. Io personalmente, quando penso a queste cose, quando contemplo queste cose qui, rimango incantato. Mamma mia. Ecco, e sempre più affascinato. Questo è, la Madonna è super fascinosa, secondo me, cioè perché è creatura altamente sconosciuta. E quando si pensa a queste cose viene spontanea la domanda, ma chi sei tu veramente? Mamma mia. E Gesù rincara, dice, guarda che questo che è successo in lei non si ripeterà mai più. È stato un atto unico. E quindi, qual è stata la conseguenza? Che io a lei l'ho arricchita di tutte le grazie. La totalità di tanto amore da farle sorpassare l'amore di tutte le creature unite insieme. Cioè la Madonna da sola ama Dio più di tutti gli angeli e i santi messi insieme. Oh, ma se uno se legge la vita dei santi, oh, ma Santa Teresa d'Avila, guardate che l'amava tanto Gesù, eh? Basta leggere gli scritti, io rimasi folgorato quando lessi i scritti di Santa Teresa d'Avila da giovane seminarista o pre-seminarista. Rimasi sconvolto, dico, ma questa mamma mia, questa era proprio innamorata questa qui. Cioè, quindi è una tra le tante, e poi non solo la feci primeggiare sempre una Madonna nei privilegi, nella gloria, in tutto. Tutto l'Eterno si ridusse a un solo punto e si versò su di lei a torrenti, a mari immensi, tanto che tutti restano al di sotto di lei. Perché quello che è successo a Maria Santissima non succederà mai più. Cioè, scusate, anche qui noi non possiamo renderci perfettamente, cioè che cosa significa avere il verbo, cioè ma il verbo è, ragazzi, cioè la seconda persona della Santissima Trinità, cioè Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, chiuso nel grembo di una donna, vivo, palpitante in lei, insomma. Qui taccia ogni lingua, ecco, diceva qualche autore sacro. Cioè San Luigi Maria Grignon da Monforte. Allora, però Gesù dice, attenzione che anche tu, e qui si riferisce a Luisa, col chiamare la mia volontà in te, stiamo facendo qualcosa di unico. Quindi vuol dire che l'esperienza di Luisa, anche se è evidentemente partecipabile e partecipata da chi desidera entrare nella divina volontà, ha comunque delle caratteristiche uniche. Punto perché è stata la prima. E allora anche questa creatura è stata arricchita dal Signore di mari di grazia, tante grazie, tanto amore, da farti superare le altre creature. E soprattutto, ecco qui che le caratteristiche che dobbiamo sempre meditare, come la volontà eterna, immensa e infinita, così, se la mia volontà deve avere principio in te, che sei una creatura, quindi che non sei eterna, immensa e infinita, ma tu sei temporanea, sei limitata e sei finita, devo comunicare alla natura queste mie prerogative, arricchire delle stesse qualità della mia volontà. Allora, attenzione a questo trittico, perché riflettere su questo trittico ci fa anche comprendere una cosa fondamentale, che sono, la grandezza e l'importanza degli atti fatti nella divina volontà. Cosa vuol dire che la divina volontà è eterna? La divina volontà è che è eterna significa che non ha confini di tempo, è al di sopra del tempo. Quindi che tutto il tempo creato, perché il tempo è una realtà creata ed è la nostra dimensione, non quella di Dio, è contenuto nell'eternità. Per cui per Dio non esiste
passato, presente e futuro. È tutto quanto compreso nell'unico punto del suo essere. Ecco perché quando io faccio un atto nella divina volontà, dice Gesù, entra nella mia divina volontà, io posso andare a mettere il mio ti amo, cominciare a fare un volo intertemporale, infinito, cioè, capito? In un attimo, io vedrò l'ultimo istante della storia, semplicemente se mi sono unito alla divina volontà, perché entro nel suo mondo, nella sua dimensione, che è eterna, immensa. Noi purtroppo non studiamo più il catechismo di San Pio X. Io non voglio, insomma, per carità, passare per retrogrado o quello che vuoi, però io sinceramente quando leggo delle cose nel catechismo di San Pio X, che magari da qualcuno è accusato di essere, questa è una frase slogan degli ultimi ormai 40-50 anni, nozionistico, però lì dove è scritto che significa che Dio è immenso, e quindi così capisci anche che significa che la volontà di Dio è immensa, che Dio è immenso, detto in parole nostre, in parole nostre significa che non è soggetto ai limiti dello spazio, che è eterno significa che è al di là dei limiti del tempo, che è immenso vuol dire che è al di là dei confini dello spazio, perché immenso significa che Dio è presente tutto e dappertutto, in cielo, in terra e in ogni luogo. Non può essere circoscritto a un dato spazio. Quindi noi esseri umani non ci vuole la scienza infusa per capire queste cose. Io queste cose, come dire, ne rifletto, ne spiego perché è fondamentale capirle. Cioè, non ci vuole Kant che fece tutte quante le sue elucubrazioni, alcune delle quali giuste, anche se poi è un illuminista, e quindi ecco, sulla spazio-temporalità degli esseri umani. Cioè che io sia circoscritto dallo spazio e del tempo è evidentissimo, io adesso mi trovo in un luogo ben preciso, d'accordo? Che è quello dove sto. Chi vedrà chi sta seguendo in diretta sa che io in questo momento sto qui, dove mi vedono attraverso Facebook, attraverso YouTube o Instagram. Chi vedrà il video in differita sa che all'ora in cui questo video è stato registrato io stavo qui, non c'è nessun dubbio, e non sto altrove, d'accordo? E, come dire, mano che parlo, io ho l'unico movimento, l'unico momento, l'unico, come dire, ambito in cui ho potere è il secondo dopo secondo, l'istante dopo istante, dove formulo le parole che escono fuori dai pensieri che si agitano dentro il mio interiore, no? Che si agitano, speriamo, che si formano dentro il mio interiore, e che è l'unica dimensione che posso avere. Io non posso ricominciare da capo questa catechesi, anche se una volta che consegnata agli strumenti poi può essere messo in reverse, ma il reverse fa risentire da capo l'accadimento della catechesi, ma io non posso tornare a 38 minuti fa, non posso fare, né posso già adesso arrivare, ci siamo quasi, ma in un attimo alla fine, non ce la posso fare. Quindi la divina volontà e il mondo di Dio ipso facto ci tira fuori come? Attraverso l'atto di unione e di fusione che noi facciamo con lei. Perché è chiaro che io rimango nel tempo e nello spazio, ma appena mi fondo con la divina volontà, anche se non mi rendo conto di niente, io sto fuori di questi confini. Per questo che Gesù dice: chi opera nella mia volontà fa le stesse cose che faccio io, partecipa alla creazione Cioè, per capire qualcosa di questa dinamica, di cui non abbiamo percezione sensibile, necessario approfondire questi punti. E poi è infinita. Quindi è eterna, è immensa ed è infinita, cioè non finita, quindi non soggetta, cioè noi siamo finiti sotto tantissimi punti di vista, Dio non lo è. E la sua volontà non lo è. E quindi la mia volontà eterna vuole prendere vita dove è l'eterno, è immensa e vuole la vita nell'immensità, è infinita e vuole trovare l'infinità. Quindi perché, quindi Gesù dice, in te io ho fatto questo.
Questa è la peculiarità che dice di realizzare nella prima creatura che deve vivere questa cosa, io devo mettergli, senza che se ne accorga, come prerequisito, diciamo così, per l'accoglienza di questa vita, queste dimensioni in cui io vivo, perché altrimenti non ci posso venire. Io non mi abbasso ad abitare dove non trovo le cose che non mi appartengono, dove non trovo le cose che mi appartengono, oppure trovo dove trovo le cose che non mi appartengono. Questo è quello che Gesù spiega. Ecco, allora il senso di questa, chiudiamo perché vedo che il tempo è, andiamo verso la chiusura. Quando noi ci fondiamo con la divina volontà, usciamo dai nostri limiti, soprattutto quelli spazio-temporali, andiamo a prendere una potenza e una vita infinita, perché la divina volontà, ripetiamo, che è vita, perché la divina volontà è già dentro la tre persone della Santissima Trinità, è principio operativo intercomunicativo di quell'amore eterno e infinito che Dio è, e l'amore è la vita. Quindi appena io raggiungo la divina volontà con ciò che essa veicola, ciò che essa contiene e dove essa si trova, io mi rendo ipso facto immediatamente costruttore di vita in me e fuori di me. Dove, quando e come, fino a che punto, noi non ne abbiamo percezione, non ne siamo consapevoli. Ecco, però questo è. Ecco perché non è la stessa cosa moltiplicare quanto possiamo, certamente, senza, io sempre raccomandato, senza ansie, senza ansie da prestazioni, ecco, quindi. Però con l'impegno dell'attenzione, che è una frase tipica, ecco, usata da Gesù stesso in questi scritti, quindi non vanno in automatico, ci dobbiamo provare a stare serenamente un pochino con la testa e con il cuore, perché questa vita possa sempre più crescere e svilupparsi in noi e questo regno possa sempre più consolidarsi in noi. Bene, amici carissimi, grazie per l'attenzione e che tutto questo possa farci crescere nella conoscenza, ecco, nell'amore, nel desiderio di vivere e anche nella effettiva vita concreta in questo regno bellissimo e tutto divino. La mia benedizione a tutti. Appuntamento per chi crederà alla prossima settimana. Santa notte, Ave Maria.